io non appaio con il cappello durante le mie performance situazioniste, però oggi è una giornata un po' particolare, 13 luglio 2015, esco da un'udienza che mi ha ricambiato nuovamente la vita, in quanto ovviamente c'è stata la testimonianza chiave di Daniel, il mio grande amore, il ragazzo che amavo, che amo, che amerò. Ovviamente con lui c'era e ci sarà una differenza di età notevole. Questo mi responsabilizza oggi e mi responsabilizzerà domani. Anche oggi davanti al giudice ho confermato la mia piena consapevolezza dell'età del giovane all'epoca dei fatti. Questo l'ho voluto fare perché ci sono molti personaggi pubblici e non voglio fare nomi. Io mi sono innamorato di un ragazzo di 17 anni, ho voluto dire questo al giudice aggravando la mia posizione e lo dirò fin quando avrò voce. Questo giovane oggi ha in aula davanti ai giudici dichiarato all'epoca l'amore per me, voglio togliermi questo peso e lo voglio togliere in un bar che non è un bar qualsiasi, perché io è da un anno e 8 mesi che non giro a Roma, ma quando venivo con i permessi questo bar è diventato la mia famiglia. Ci sono dei professionisti, dei ragazzi che io conosco non da oggi, da direi 15 anni, che hanno avuto con me una pazienza enorme, caffè macchiato e senza le cose, col ghiaccio, senza ghiaccio. Molto spesso noi veniamo a prendere i caffè e pensiamo che dall'altra parte ci sono delle macchine, dei robot o anche chi è in cassa, sono persone che lavorano. Questo è un caffè centralissimo, uno dei più importanti di Roma, sicuramente quello più frequentato, a 2 passi dal tribunale, e la via è ovviamente, mi permetto di mostrare anche per la mia gioia momentanea, Barrios Caffè. Quindi volete prendervi un caffè, uno spuntino, e poi fammi in piedi dire una cosa, perché l'altro giorno ho chiesto a uno di questi baristi un consiglio. Sono venuto qua, piangevo, e ho detto: Giovanni, ti devo chiedere una cosa. Io voglio il 13 luglio dichiarare la mia consapevolezza davanti ai giudici dell'età del giovane. Lo devo fare o devo seguire anche un po' quelli che sono i validissimi consigli degli avvocati? Lui mi ha detto: fai quello che hai sempre fatto, racconta la verità. E io credo che nella vita, se uno fa una scelta di vita, deve avere la forza di responsabilizzarsi e continuare avanti. Grazie di vita a Daniel, grazie di cuore a Nicky Giusino, che è l'amico più importante che io abbia avuto.